gruppo, perché quello che si sta proponendo adesso è il fatto che si è uscito dalla porta con la parità di genere e la vogliono far rientrare dalla finestra. Io sono per... Posso parlare, signor Presidente? Onorevole Migliore, per favore. Per favore, onorevole Migliore, per favore. Concluda. Taccia il comunista. Concluda, onorevole Bonanno, per favore. Non aiuta nessuno. Non aiutano nessuno i suoi commenti. Dica quello che ha da dire. Io sto dicendo che sono contro a quello che ha detto il mio gruppo, in dissenso, perché ritengo che sono uscite dalla porta le questioni che riguardano le parità di genere, le rientro dalla finestra con questo provvedimento. Questo è quello che penso io e quindi, signor Presidente, voterò contrario. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Richetti. Prego. Grazie. Grazie Presidente, io ho un'impressione che le voglio sottoporre, perché temo che il doppio significato del termine aula tenda a trarre qualcheduno in inganno, perché c'è il termine aula parlamentare, poi c'è il termine aula scolastica, nel senso che vedo molti colleghi portati ad un approccio di lezione, di insegnamento, e io, siccome sono un allievo del maestro Manzi, per cui non si finisce mai di imparare, provo davvero a seguire gli insegnamenti che giungono dai vostri interventi, e così come sono giunti dall'intervento dell'onorevole Bonanno, dell'onorevole Di Battista, perché Bonanno dice che, rivolgendosi tra l'altro alle nostre parlamentari, i parlamentari del PD hanno umiliato le loro colleghe in aula. E rifletto su questa cosa, perché forse qualche errore è stato commesso e qualche opportunità non è stata colta. Certo che loro si sono messi al riparo dal rischio di umiliare le loro colleghe, non avendole, non avendocele in aula, non avendole nel gruppo, perché è giunto il momento di dire che ciò che fa la normativa può fare anche il coraggio, le scelte, la lungimiranza. Se il gruppo del PD è formato così, è perché il coraggio e la generosità di Pierluigi Bersani, senza che la legge lo imponesse, ha fatto costruire liste, ha portato a scelte della politica che oggi compongono un gruppo. Perché vede, se questo è il Parlamento con più donne della storia della Repubblica, non lo si deve proprio all'impegno in parti uguali. E all'onorevole Di Battista, che è sempre alimentato da un atteggiamento che io, e sono serio, insomma, guardo con attenzione, siccome mi sono appuntato per fregare qualcuno, non ne uso l'epiteto che ha riservato a Silvio Berlusconi, per fregare qualcuno unitevi a noi in questa battaglia per le preferenze, vorrei dire, Presidente, che per la schizofrenia si può fare qualcosa, perché tante volte abbiamo detto unitevi a noi, l'ultima volta l'ha fatto il Presidente del Consiglio, e non solo su questo, e ci hanno risposto che non sono interessati, non saremmo qui se noi avessimo potuto costruire una legge elettorale che non coinvolgeva solo una opposizione, ma tutte le opposizioni. Perché la politica ha la capacità di mettersi in gioco non quando lo riteniamo noi, ma quando i percorsi cominciano, le scelte si fanno con sofferenza ma anche con generosità. Voglio dire una cosa sul tema delle preferenze, perché non eludo il tema che anche la collega Meloni ha sottoposto. Io non sono d'accordo con l'onorevole Parisi. Noi non siamo contrari alle preferenze come strumento, perché con le preferenze non entrano i giovani, non entrano le donne. Non è vero. I consigli comunali sono pieni di ragazze e ragazze straordinarie. Tanti di noi, tanti dei colleghi e delle colleghe sono entrati con uno strumento che abbiamo voluto prima che la legge lo imponesse, con lo strumento della preferenza dentro le primarie. Ma il punto è un altro. Noi abbiamo fatto una scelta di sistema. Cioè, si può fare un sistema elettorale che prevede, ed è legittimo, qualcuno ci sta anche lavorando, ci siamo confrontati su questo, liste dentro le quali sceglie il proprio candidato. Voglio ricordare che quando si vota per il Consiglio Comunale, tu hai tutta la composizione del Consiglio e scegli il tuo consigliere. Qui non abbiamo l'elenco dei parlamentari dentro i quali scelti, ce l'avevamo nel Porcellum, infatti ci hanno detto che nel Porcellum andavano messe. Noi abbiamo fatto una scelta a monte, quella di costruire un sistema
per collegi plurinominali che non ha un impianto proporzionale ma tende a dare la governabilità. È criticabile, ma voglio dire che io non sconfesserò mai, anche per coerenza personale, la scelta di uno strumento, ma il fatto che stiamo dando vita ad una scelta di sistema, anche perché qualcheduno si può permettere il lusso di battaglie particolari, e lo dico anche perché non è facile dire di no ad alcuni provvedimenti, penso a quello delle primarie, penso a quello delle soglie, penso anche a questo. Non è facile dire di no alla scelta particolare, ma c'è qualcheduno che si deve caricare dell'interesse generale, perché altrimenti ognuno vince la sua battaglia e nessuno cambia. Colleghi, per favore. Nessuno cambia la legge elettorale. Un'ultima cosa. Presidente, quando la questa potrebbe colleghi, essere questa no, potrebbe essere chi, le chiedo scusa. Colleghi, il dibattito non è tra il collega che parla e i colleghi che commentano mentre il collega parla. Tutti hanno facoltà di intervenire e quindi quando prendono la parola intervengono. Per cortesia, prego. Questo può essere utile ai fini dei nostri lavori. La Corte Costituzionale, con sentenza 4 del 2010, valutando la legge elettorale campana, dice che le preferenze del doppio genere sono assolutamente legittime. Devono però rispettare tre condizioni. No, ma lo dico a beneficio dei lavori, non c'è un giudizio di merito, quindi devono però rispettare tre condizioni. Colleghi, onorevole Presidente, la prima è che siano meramente facoltative per l'elettore, il quale può ben esprimere una sola, e questa è rispettata. La seconda è che la scelta dovrà, solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su candidato della stessa lista, ma di diverso genere, e la seconda è rispettata. Ce n'è una terza, che dice: nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza. Voglio ricordare che su questo principio noi abbiamo riscritto la legge elettorale per i consigli comunali, prevedendo l'invalidazione della seconda preferenza. Questa condizione, secondo la sentenza della Corte, non è rispettata, per cui secondo me siamo un po' oltre il rischio di incostituzionalità. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire sul richiamo al regolamento il Presidente Migliore. Prego, Presidente Migliore. Presidente, è un richiamo che sento la necessità di fare a lei, perché è la seconda volta nel giro di pochi minuti che lei non richiama direttamente. Non si distragga, se posso permettermi, perché prego. Effettivamente potrei anche io usare termini che poi mi deve riprendere. Ma la questione è molto semplice. Nel novero delle frasi offensive non esiste semplicemente quella che è una parola offensiva, anche un contesto che viene considerato offensivo. Io le ripeto, se non l'ha sentito.